Amiche e amici carissimi, sono Michele Placido e il 17 agosto sarò lo Sfoltore Ensemble, dove anni fa c'è stata una magnifica e commovente notte di poesia con il maestro Giorgio Albertazzi. Quest'anno ritorno, sono felice, sono contento, celebrerò la poesia assieme a voi, carissimi amici, carissime amiche, in una nottata dove trionferà soprattutto la grande poesia, non solo italiana, ma internazionale. Nicola Piovani, il regista ed attore Michele Placido, il cabarettista Gabriele Cirilli saranno alcuni degli ospiti di rilievo della 37esima edizione dello Sfoltore Ensemble, che vedrà quest'anno come direttore artistico il maestro Davide Cavuti, compositore, regista e vincitore nel giugno scorso del prestigioso Award of Excellence al Film Festival di Toronto in Canada con il film Lectura Ovidi. Quest'anno il tema principale è la poesia declamata in tutti i suoi aspetti perché può aiutare a vivere meglio, come diceva Leopardi, a superare gli interminati spazi, quei sovrumani silenzi. Quest'anno è il bicentenario dell'Inferno di Leopardi, vogliamo parlare di poesia non solo, abbiamo due grandi padri della poesia, ma anche di più in Abruzzo, quali Ovidio e D'Annunzio. Parleremo di personaggi poco conosciuti, ma che hanno fatto la storia della cultura italiana e sono spoltoresi. Paolo De Cecco, un pittore che frequentava il Cenacolo Michettiano di Francavilla, ma anche Balbino D'Annunzio, un fisico che fu preside della facoltà all'Università di Padova, uno degli inventori della teoria del freddo. Quindi ci sarà un ventaglio di cultura per tutti. Grandi nomi nella storia e la tradizione dello Sfoltore Ensemble, che mi piace ribadire essere la manifestazione culturale più longeva della regione Abruzzo. Con le difficoltà, diciamo, degli ultimi tempi, dei bilanci dei comuni, però questo è un punto importante, identitario della nostra città e quindi a questo non possiamo e non dobbiamo rinunciare. Ringrazio tutta la macchina amministrativa, l'assessore Rullo che si sta impegnando tanto e quindi a questo grado è un grande in bocca al lupo al direttore artistico Davide Cavuta che ha tutte le premesse per fare benissimo nella sua storia per questo Sfoltore Ensemble.